farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore? C'è sta, c'è sta. C'è sta il dottorino. So cazzi suo. Ma ci sta o non ci sta questo dottore? Sta calmo, che c'è? Ha detto che c'è un dottorino. Eh beh, ultime notizie dicono che il dottorino dovrebbe esserci. Proviamo un po'. Buonasera, dottor Esimio Francesco Di Fant, esperto del linguaggio del corpo. Ci sei? Buonasera Valeria, Paolo e a tutti gli ascoltatori che come sempre buonasera. Ci sono fedelissimi. Buonasera. Come andiamo? Come vanno i preparativi per il Natale? Mancano 7 giorni, 4 ore, 6 minuti e 20 secondi. E come vanno i preparativi per la fine del mondo? Io sono più interessata a questi ultimi. Oh, e questi ultimi non è un'espressione a caso. Io seguo Valeria nel senso che sono anche molto più curioso di vedere quello che succederà a venerdì 21 dicembre. Beh, finirà il mondo e poi tutto a posto, si festeggerà il Natale 3 giorni più tardi. Vabbè, tutto a posto quindi. Tutto nella norma. Vabbè, intanto giro con cappelli di Babbo Natale in testa, intanto per rinfrescare lo spirito natalizio. Deve essere una scena stupenda. La mia domanda non arrivava certo a caso, so che tu sei un amante del Natale esattamente come il sottoscritto, caro Di Fant. No, sono un amante dei travestimenti, quindi visto che è Carnevale, Capodanno, Natale, comunque mi metto qualcosa addosso. In questo momento che lei si metta qualcosa addosso? Ci fa piacere che lei si metta qualcosa addosso, dottor Di Fant. A tema, in questo momento sto indossando un cappello di Babbo Natale per fare il collegamento con voi. E a Capodanno quale si mette? Quello a punta conico con le stelline? A Capodanno le mutande rosse. Si veste solo di vischio in realtà, si ricopre esclusivamente di vischio. Una bella immagine che lei, Doc, sia vestito soltanto di vischio tutto a Capodanno. Tutto o parti, bello, ecco. Sì, ma fino al vischio punge. Sono contento per la fortunata, per la one night fortunata che passerà la notte con lei a Capodanno, caro Di Fant. Questa è un'altra storia, poi magari ce la raccontiamo in privato io sì, e lei. Sì. Senta un po', dottor Di Fant, pensavo, visto che lei mi è esperto del linguaggio del corpo e abbiamo sempre parlato di uomini e donne, perché non parlare un po' anche così a grandi linee del linguaggio del corpo nei bambini? A me piace tanto guardare i bambini degli altri, ovviamente quando, che ne so, magari sono i genitori in una gabbia, per seduti. Esempio no, ma perché? No, per sicurezza. Sono seduti in un ristorante, i bambini si rompono le scatole, sono due o tre, e allora cercano di attirare l'attenzione, cercano di scappare da una parte all'altra, e poi ovviamente pensavo ai bambini la sera di Natale prima di scartare i regali, insomma, quando aspettano che arriva Babbo Natale. Cari bambini all'ascolto, Babbo Natale non assolutamente esiste. Non esiste. Ah, okay. Mm, bene. E se esiste Babbo è comunque un idiota travestito da Babbo Natale. Un po' come il dottorino Di Fant. Dottorino Di Fant, un'ascoltatrice ci chiede se lei si veste anche da Zorro, non so se la voglia affittare per delle feste a tema. Sì, però costa parecchio affittare delle feste a tema. Insomma, però ci si diverte nelle sue feste. Credo a anch'io. Tema, infatti, i soldi sono tutti ben spesi. Dura soltanto una notte, Francesco Di Fant. Però... Non chiedete di più a Francesco Di Fant, però le doti amatorie, ragazzi. Io ho provato. Ne è valsa la pena. Io no, ma rimaniamo così, mi fido della tua parola. Sono soldi ben spesi, te lo consiglio e ve lo consiglio. Torniamo ai bambini, va Di Fant. Sì, esatto, passando dalle arti amatorie ai bambini, appunto, giusto per... Ma prego, dottor Di Fant, lei ha già parlato di travestitismo, non andrei oltre, per cortesia. Ritorni il dottorino che conosciamo, su. Il nostro caro vecchio dottorino croccante. Esatto, parliamo del linguaggio del corpo nei bambini, che, insomma, ci sono delle particolarità che andrebbero conosciute, perché spesso parliamo del linguaggio del corpo negli adulti, no, per vari motivi. La menzogna, la paura, la seduzione, e poi parliamo anche, insomma, del linguaggio del corpo dei bambini, che in alcune caratteristiche è più spiccato, per esempio. Già un buon inizio. Come dicevi te, tutto il carico di aspettativa, di sorpresa o di disagio che è stare in una situazione in cui non si vuole stare, come al ristorante, loro hanno un'energia, i bambini, che il loro corpo deve comunque esprimere. Quindi che le esprimano col gioco, che le esprimano col pianto, che le esprimano col fare casino, come si dice, appunto, è comunque un'energia che va espressa, sono delle vere e proprie bombe nucleari di energia, insomma, i bambini, e li vediamo che possono giocare interrottamente per 12 ore senza stancarsi, insomma, sono delle vere macchine da guerra in quel senso. È su questo. Poi va detto che i bambini naturalmente imparano l'uso sia del pianto che del sorriso come armi a loro favore. Più il pianto, più il sorriso, o dipende da bambino a bambino? No, dipende dalla situazione. Sono i due elementi che vengono usati in stragrande maggioranza, perché Doc, ma... che col pian...
col pianto gli comunicano disagio per qualcosa, col sorriso comunicano affiliazione e piacere. No, mi perdoni, prego. Visto che lei ha usato l'espressione imparano l'uso del riso e del pianto, lei sta dicendo che in realtà quindi c'è anche un uso da parte dei bambini, tra virgolette, strumentale di questo tipo di reazioni, oppure semplicemente sta dicendo che l'espressione comunque dei sentimenti nei bambini invece è meno mediata e quindi anzi più vera, più credibile? No, diciamo che l'espressione, l'emozione in sé è genuina, istintiva, fa parte del decodificale nel DNA, però poi l'uso sociale che se ne fa è appreso anche da cultura a cultura, insomma. Quindi c'è una parte comunque sia genetica di questa espressività del corpo che una parte culturale sicuramente, quindi tutti e due i lati vanno tenuti da conto. Quindi anche nei bambini. Anche nei bambini. Un'altra cosa, un'altra curiosità è che per comunicare al meglio con un bambino bisogna avvicinarsi a lui, praticamente sia alla sua altezza, perché se noi parliamo con un bambino stando in piedi, lui è visibilmente più basso, ed è visibilmente in svantaggio. Timore, esattamente, quindi è vero che se vogliamo comunicare in maniera empatica con un bambino, è bene avvicinarsi a lui, quindi piegarsi sulle ginocchia e metterci con le famose spalle all'altezza delle sue spalle. Senta, invece... Non so perché mi viene in mente la scena di Mel Gibson in Arma Letale, che prova a comunicare con il cane aggressivo, non so, è una mia deformazione cinefila particolare. Invece io mi chiedevo se fosse necessario, quando ci si mette sullo stesso piano, quindi comunque con le spalle, come abbiamo detto anche in altre situazioni, allo stesso livello comunque dell'interlocutore, è proprio necessario fare anche la voce da deficienti o si può evitare? No, si può evitare, anzi si dovrebbe evitare. Veramente irrecuperabile la biotica. No, mio amore per i bambini travalica ogni decenza. No, un'altra cosa interessante è che loro sentono molto di più il linguaggio del corpo che noi adulti, ovvero se per esempio un bambino, una madre, gli dice che gli vuole bene, però poi non conferma queste sue parole con il linguaggio del corpo, magari con degli abbracci, con delle carezze, il bambino crede di più al linguaggio del corpo, quindi è più sensibile a questa cosa. Questo è molto interessante. Esatto, c'era uno studioso Piaget che proprio appunto si occupava di queste distonie tra madre e figli, insomma, che le parole comunicavano il loro amore, poi in realtà non riuscivano a comunicarlo. Poi non è, quello che vorrei spiegare a me stesso, nel senso, non è una mamma che dice al bambino senza abbracciarlo ti voglio bene, non è che non voglia bene al bambino. No, a volte però lo può fare in maniera eccessiva, quindi stritolandolo, oppure in maniera troppo blanda, e quindi in entrambi i casi rimanendo un po' freddo. Non è adeguato, esattamente. Poi un'altra cosa interessante è che i bambini sono molto sinceri per quanto riguarda il fenomeno del cut off, ovvero che è quello di interrompere gli stimoli dell'input del mondo esterno quando qualcosa non ci piace. Loro si tappano gli occhi, si tappano la bocca, le orecchie in maniera molto più palese di quanto facciamo noi adulti, che anche se lo facciamo è più dissimulato. Questo è dovuto soltanto all'esperienza e al saper discernere certi determinati tipi di situazioni, esatto, oppure c'è qualcos'altro? Sì. No, è soltanto una questione di esperienza. Sì, nell'età adulta siamo più discreti a distogliere lo sguardo oppure a interrompere i canali visivi, uditivi o quant'altro. Beh, anche perché noi abbiamo anche la pretesa di dimostrare che possiamo essere all'altezza di ogni situazione. Cioè, il bambino invece non ha quest'ansia da prestazione nei confronti del mondo esterno. Se una cosa non gli piace si isola senza vergognarsene. Bravissima. Poi un'altra cosa è che i bambini, come gli adulti, hanno una fase orale molto forte. Però negli adulti c'è qualche reminiscenza, solo quando c'è della tensione, per esempio, magari ci mangiamo le unghie oppure ci tocchiamo appunto il labbro, mentre i bambini lo fanno molto spesso, hanno una fase orale più sviluppata, quindi il loro disagio, il loro piacere spesso passa anche attraverso la fase orale, quindi toccarsi la bocca o mettere degli oggetti in bocca. Quindi a conti fatti, Francesco, tirando un po' le somme, tra bambini e invece adulti, il linguaggio del corpo è più istintivo nei bambini, ma sono più sinceri i bambini o gli adulti? Visto che abbiamo parlato di utilizzo strumentale di certi atteggiamenti piuttosto che di altri, è più sincero il linguaggio del corpo in un bambino o in un adulto? Allora, è sincero nella misura che è meno controllato. Quindi in quel senso è sincero, ovvero che c'è meno esperienza di menzogna e c'è meno abilità nelle mentire, quindi è più difficile per loro. Però è vero che i bambini mentono e soprattutto c'è un modo. Però è pure vero che si fanno sgamare con facilità.
Quello è vero, perché spesso non prestano attenzione alla storia, insomma, non curano i dettagli, sono tanti piccoli, oppure non reggono l'emozione per un tempo prolungato. Ma anche con la gestualità stessa, insomma, a me è capitato proprio con un bambino di sentire una bugia, però lui nascondeva poi effettivamente la verità sotto gli occhi con dei gesti. Perché ancora non sono abituati all'uso della bugia, che è un uso che poi si apprende piano piano, però una cosa da dire è che i bambini spesso mentono per la paura di essere puniti. Quella è la cosa interessante da dire. Questa è la principale molla che fa scattare la menzogna nel bambino, la paura della punizione. E quindi un genitore dovrebbe o non dovrebbe, lei che mi è studioso, dovrebbe spiegare invece di punire, punizioni, probabilmente. Minacciare o millantare punizioni? Diciamo che la punizione è quella che provoca più facilmente una menzogna, quindi... senza fare, insomma, dare consigli. Però con la spiegazione il bambino può essere recidivo. Posso dire che alternare un lato punitivo a un lato esplicativo aiuta comunque all'apprendimento. La vediamo esattamente lo stesso. Io ricordo un passaggio che mi aveva molto colpito di un libro che, insomma, adesso è un po' datato, ha una ventina d'anni, però per certi, secondo me in certi tratti è ancora attuale, perché comunque parlava di metodo educativo ed era Il nuovo bambino di Marcello Bernardi, e quello che diceva è che in realtà se un genitore comunque instaura un rapporto fiduciario con un bambino, spiegare comunque fa sì che non si ricorra alla punizione e quindi il bambino in realtà assume la responsabilità dei propri gesti, non ha bisogno di nascondersi. Sì, ti vorrei far fare una chiacchierata con la mia mamma, che tante volte mi... ma uno deve partirci dall'inizio, esatto. Cioè da subito. Guarda, io credo che addestrare Paolino Di Censo, sì, da quando era cucciolo, non è stato semplice per la madre. Insomma. Sì, che salutiamo. Ciao mamma, che sicuramente con affetto e con comprensione. Sicuramente all'ascolto. 335-6637-853, ci sono delle domande per Francesco. No, più che altro c'è una testimonianza, perché Carol ci dice, il sorriso è l'arma di mia figlia dopo che ne ha combinata una delle sue, tipo arte sui muri, tende strappate, volete altri esempi? Insomma. Esatto, ma questo è importante perché i bambini usano spesso il famoso sorriso di traverso, ovvero usano il sorriso inclinando la testa, che è il famoso sorriso empatico, che è usato, era stato anche dalle indiane per esempio, che è usato proprio per strappare comprensione e accondiscendenza. Non complicità, mi sembra di aver capito, perché il bambino fa arte muraria sicuramente sa che ha sbagliato, però un po' di comprensione magari potrebbe evitarsi la suddetta punizione. Guarda, ti parlo per esperienza, è molto semplice. Diciamo che non è il caso estremo di Bart Simpson con la fionda in mano che ti dice non sono stato io, però insomma siamo quasi a quei livelli. L'esempio potrebbe calzare. Siamo a quei livelli. Grazie dottorino, grazie Francesco grazie Di Fanta, lunedì prossimo. Un saluto a tutti. Buoni ciao, travestimenti, ciao. Buoni prefesteggiamenti e buona fine del mondo nel caso non dovessimo sentirci. Doc, se fa zorro però ci chiami, mi raccomando. Io brinderò la notte della fine del mondo. Voi fate come vi pare. Ma noi brindiamo comunque, dei progetti, non si preoccupi. Stia tranquillo che non ci facciamo mancare nulla. A presto. Okay. Grazie. Ciao, belli. Grazie al nostro Francesco Di Fante, esperto del linguaggio del corpo.